Buongiorno, buon sabato. Ci rivediamo per un aggiornamento sulla situazione. Intanto, dal punto di vista regionale, continua il trend in diminuzione sia del numero dei casi di positività che anche dell'occupazione dei posti letto, in particolare nelle terapie intensive. Diciamo, c'è una riduzione di 1 o 2 posti occupati al giorno in terapia intensiva, quindi un segnale assolutamente positivo e incoraggiante anche pur ribadendo che questo, come ho detto 1000 volte, scusatemi se sono noioso, che il virus non l'abbiamo debellato, che quindi noi in previsione della fase 2 ripartiremo in presenza di coronavirus, però diciamo che questi sono comunque segnali incoraggianti rispetto, ecco, al lavoro che è stato fatto fino ad ora per cercare di ridurre il più possibile e contenere il più possibile i contagi. Certamente, come dicevo, ripartire nella fase 2 in presenza di coronavirus significa che avremo sempre, ecco, un po' il timore, la paura che possano verificarsi delle piccole endemie, cioè dei piccoli focolai locali di infezione, o possa ripartire una infezione, una epidemia vera e propria in qualsiasi momento. Come state sentendo dire da tutte le parti, sarà particolarmente importante il senso di responsabilità di ognuno, l'utilizzo della mascherina. Ribadisco ancora una volta, la mascherina chirurgica serve per difendere, per proteggere gli altri da me. Se tutti la portiamo, siamo reciprocamente salvaguardati, difesi. E quindi la responsabilità, l'utilizzo delle mascherine, il mantenimento delle distanze, l'igiene delle mani, delle superfici in casa, insomma, quindi dobbiamo ricordarci di queste cose quando nella fase 2 ripartiremo. Una fase 2 che non sarà certamente leggera e che parte già con grandi problemi, al di là dell'insofferenza psicologica di ognuno di noi per il fatto di non esserci, di non aver potuto esplicare attività fisiche, sociali e quant'altro. Al di là di questo, è chiaro che nell'ambito delle attività produttive ed economiche che ci sono state le conseguenze principali. Mi segnalavano dallo Spisal che le cessazioni di attività che vanno indirizzate anche allo Spisal in questi giorni sono quotidianamente numerose. Speriamo che si possa riprendere anche per quanto riguarda le attività produttive, piccole, medie, grandi che siano, le attività commerciali, per tutte le attività che possano recuperare qualcosa del tanto che hanno perso fino ad oggi. Un augurio sincero a loro quando sarà il momento della riapertura, momento che sarà deciso a livello governativo, a livello regionale, capire se potranno esserci differenziazioni legate anche alle situazioni delle singole regioni. Per quanto riguarda il bollettino locale, oggi io devo dare riscontro di un unico caso di positività, quindi insomma una situazione buona, un unico caso di positività. Si tratta di un ragazzo del 2001 del Basso Polesine che ha contratto il virus in ambito familiare. Il papà era positivo e evidentemente nell'ambito dell'isolamento domiciliare l'ha contratto anche lui, assolutamente asintomatico, sta bene, nei controlli per l'uscita
dall'isolamento c'è stato il riscontro di positività e quindi prosegue il suo isolamento domiciliare. Questo per quanto riguarda la situazione locale, che ripeto, insomma, stiamo andando proprio, parliamo di singole, di poche unità oggi, un solo riscontro di positività. Per quanto riguarda i contenitori chiusi, che mi preoccupano, che ci preoccupano come sistema sanitario, no? Dal punto di vista della possibile insorgenza di focolai, novità non ce ne sono a livello dell'ospedale, quindi non ci sono riscontri di positività di degenti o di altri operatori sanitari dell'ospedale. Ricordo che dal monitoraggio di tutto il nostro personale, circa 3.000 persone, intesi come dipendenti e anche le ditte che forniscono servizi, abbiamo avuto in totale sino ad ora il riscontro di 41 positività, ma attualmente le persone attualmente positive sono 15, perché una buona fetta delle 41 totali dall'inizio dell'epidemia sono anche guarite. Fortunatamente, e anche grazie alle azioni messe in campo di protezione, abbiamo avuto un numero veramente basso di riscontri di positività tra il nostro personale. Per quanto riguarda gli altri importanti contenitori chiusi, vale a dire le case di riposo, non ho nessuna novità da aggiungere rispetto a quanto detto nei giorni scorsi. I casi di positività sono fermi a quelli che ho più volte segnalato, in totale 92 tra i 2.600 ospiti, sono due anziani non autosufficienti a Fratta Polesine che risalgono ancora agli inizi di marzo, 26 disabili di Fratta Polesine che risalgono ancora agli inizi di marzo, 63 disabili degli istituti polesani di Ficarolo che risalgono agli inizi di aprile, nella prima decade di aprile, e un anziano della piccola casa di padre Leopoldo, anche questo risalente ai primi di marzo. Dobbiamo attendere col tempo lungo che si negativizzino, sono asintomatici. Per quanto riguarda gli operatori, sono 30 le positività, sempre ferme. Il gruppo principale degli operatori positivi sono i 18 degli istituti polesani di Ficarolo e gli 8 dell'area disabili di Fratta Polesine, dove ci sono state alcune guarigioni nei giorni scorsi. Per quanto riguarda le case di riposo, è già partito il secondo giro di screening. Come ho detto, c'è un piano di sanità pubblica predisposto dalla Regione con l'effettuazione di screening a tappeto, e riguardante questo piano il personale delle aziende sanitarie, gli operatori sanitari in generale, anche quelli sul territorio, i medici di base, pediatri, guardia medica, farmacisti, eccetera. Le case di riposo, ospiti e operatori, gli operatori dei servizi essenziali, forze dell'ordine e protezione civile, eccetera. È partito questa attività di screening, è partita l'inizio di questa settimana, e per quanto riguarda le case di riposo è partito anche questo secondo, appunto, giro di screening a ospiti e operatori. Abbiamo iniziato con la casa di riposo di Trecenta, poi Villa Dose, oggi
tocca città di Rovigo, non la casa di cura, la casa di riposo, città di Rovigo, lunedì Fieso e così via, insomma, quindi nell'arco di una decina di giorni finiremo tutte lo screening di tutte le case di riposo. È chiaro che proprio per affrontare la fase 2, la fase della ripresa delle attività sociali, produttive, commerciali, relazionali, eccetera, commerciali, è chiaro che diventa fondamentale avere un monitoraggio attento delle situazioni, sia per quanto riguarda i casi sospetti, per cui il faro acceso che abbiamo avuto in questi mesi non si spegnerà, continuerà come prima la nostra attività di monitoraggio relativamente ai casi sospetti, interventi tempestivi, isolamenti, e la capacità di isolamento precoce è anche uno dei parametri che il governo ha definito per quanto riguarda il monitoraggio della fase 2, cioè ha individuato tutta una serie di parametri che serviranno per valutare se la fase 2 si svolge in sicurezza o meno. Uno di questi parametri è rappresentato anche dalla capacità di porre in isolamento precocemente i contatti dei casi positivi, il lavoro che abbiamo sempre privilegiato proprio come strategia da mettere in campo come azienda US 5. E, quindi dicevo che è partita questa, sì, quindi questa attività di screening diventa particolarmente importante oltre all'individuazione dei casi sospetti e isolamenti precoci, è importante un'attività di monitoraggio, di screening per cercare di andare a individuare eventuali soggetti positivi, screening dove? Beh, prima di tutto nelle situazioni a maggiore rischio, a maggiore esposizione, quindi il personale della sanità, gli operatori della sanità, il personale e gli ospiti delle case di riposo, le persone che sono in prima linea quotidianamente sulla strada, come le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, eccetera. E quindi, come è partito questo giro di screening, che poi si ripeterà periodicamente con cadenze che vanno ogni 10, 20, 30 giorni a seconda delle situazioni di rischio, quindi un lavoro grandissimo che tutte le ULS dovranno compiere nel futuro, ma questo serve, come dicevo, per garantire, per monitorare la sicurezza. Ecco, dicevo che accanto allo screening che è partito, il secondo giro di screening che è partito per le case di riposo, è partito anche lo screening per quanto riguarda le forze dell'ordine. Per quanto riguarda la Guardia di Finanza, abbiamo già effettuato lo screening su 143 dei militari della Guardia di Finanza, 60 operatori della Questura, 60 poliziotti della Questura. Il resto lo faremo tra mercoledì e giovedì della prossima settimana, 60 carabinieri. Carabinieri li facciamo a piccoli gruppi, come è stato da richiesta del comando provinciale. I vigili del fuoco verranno sottoposti a screening martedì e mercoledì della settimana prossima. La polizia locale inizia la settimana prossima. Le guardie carcerarie, che sono 140, la settimana prossima pure. Insomma, quindi questa campagna importante di screening attraverso l'utilizzo dei test sierologici rapidi e dei tamponi. Continuerà nel senso, come ho già detto, che ogni 10, 20 o 30 giorni tutti questi soggetti saranno sottoposti ad un test per la ricerca dell'eventuale positività al coronavirus. Quindi dicevo
detto delle case di riposo che non ci sono variazioni, per cui facendo un po' la somma totale dal punto di vista del bollettino della situazione coronavirus, siamo a 436 casi di positività dall'inizio dell'epidemia in Polesine. Abbiamo 4 nuovi guariti rispetto a ieri, sono 141. 573 le persone che sono poste in isolamento domiciliare, sono circa 12.400 i tamponi eseguiti. Come vi ho detto, non si ferma l'esecuzione al sabato, la domenica, anche ieri, 1° maggio, le nostre squadre erano in giro per l'esecuzione appunto dei test. Quindi non si ferma l'attività. Questi dal punto di vista dei numeri, insomma un po' di numeri. Ovviamente con la fase 2, come ho già annunciato, anche l'ospedale lunedì prossimo, 4 di maggio, con la chiusura della cosiddetta fase 1 emergenziale e l'avvio della fase 2, anche gli ospedali riprendono progressivamente la loro normale attività. Riprendono quella attività che nella fase emergenziale era stata o sospesa, vedi alcune prestazioni specialistiche ambulatoriali, o rallentata, vedi le attività anche della chirurgia di elezione. Quindi riprende la propria attività l'ospedale inteso l'entità ospedale, quindi in tutto il territorio regionale tutti gli ospedali riprenderanno la loro attività normale gradualmente. Però ricordo che avremo un ospedale che cambia un po' pelle, cambia significativamente pelle. Cosa intendo dire? Intendo dire che essendo l'ospedale un luogo che è a rischio, un contenitore chiuso con tante persone dentro e alcune di queste fragili come sono i degenti, come sono i pazienti ricoverati, ecco, e l'ospedale è, diciamo, un luogo a rischio, per cui noi dobbiamo garantire i livelli più alti di sicurezza possibile fin tanto che sarà presente il coronavirus. E livelli di sicurezza vuol dire quindi che in ospedale vi si accede solo per esigenze reali, serie, perché devo andare a ricoverarmi, perché devo andare a fare una visita, perché vado a trovare un mio parente, un mio familiare ricoverato, o perché devo accompagnare una di queste tre tipologie, diciamo, di persone che da sole non ce la fanno ad andare in ospedale. Quindi in ospedale si deve andare per motivi che siano motivi assolutamente reali. Non si andrà più in 2 o 3 a visitare il proprio familiare, si andrà un'unica persona, non si andrà a visitare l'amico, si andrà a visitare solo il familiare. Quindi ci saranno, cioè l'ospedale, perché è un luogo a rischio, da un luogo ad accesso libero diventerà un luogo ad accesso controllato. Lo è già adesso, continuerà ad essere un luogo ad accesso controllato. Quindi si va in ospedale per motivi seri, come dicevo, quelli che vi ho elencati, e quando si arriva in ospedale, questo vale per i visitatori e gli utenti, gli operatori, i dipendenti avranno un accesso a loro dedicato, e mentre visitatori e utenti accederanno all'ospedale attraverso un unico accesso, che per quanto riguarda Rovigo e Adria è quello l'ingresso principale. 2 parole particolari poi per l'ospedale di Trecenta, adesso parlo di Rovigo e Adria. Quindi si accederà, per quanto riguarda i visitatori e gli utenti, vi si accederà attraverso l'ingresso principale. All'ingresso principale
continuerà l'attività del varco, dei varchi. Il varco è una postazione di controllo, è una postazione in cui si bloccano le persone e si controllano. Quindi questo è il senso. Le persone verranno controllate in che senso? Verranno controllate perché entrano in ospedale, il motivo dell'entrata in ospedale, quindi chi si deve ricoverare, chi deve fare una visita specialistica, dicevo, eventualmente presenterà la prenotazione con il codice a barre della visita, chi non ha la prenotazione in mano, perché questa fase è anche di CUP che lavora solo telefonicamente, la prenotazione è un po' difficile, ma presenterà la tessera sanitaria, un documento di identità e si controllerà appunto a che ora ha l'appuntamento, va bene? Quindi c'è un controllo che è un controllo amministrativo perché accedi all'ospedale e poi c'è un controllo di carattere sanitario, la misurazione della temperatura, la richiesta, una brevissima anamnesi, hai avuto sintomi nei giorni scorsi, ecco, in maniera da capire se vi sono situazioni sospette. Se la temperatura corporea misurata con il termometro a distanza è superiore a 37,5, la persona verrà indirizzata dai nostri operatori al medico di medicina generale che per valutare la situazione e non accederà all'ospedale, a meno che non sia una situazione particolarmente importante, impegnativa, tipo un caso di ricovero, per cui questa persona verrà accompagnata con un percorso separato, particolare, in sicurezza. Quindi il primo elemento importante, ecco, di questo cambiamento degli ospedali è l'ingresso, è l'accesso, non più un accesso libero ma un accesso controllato attraverso il varco in entrata. E controllo di carattere amministrativo, quindi perché entri in ospedale, controllo di carattere sanitario. È una limitazione, sì, ne sono conscio, lo so che non sarà piacevole, gradevole, ripeto, è fatto nella logica esclusivamente della sicurezza. Sicurezza di chi entra, sicurezza di chi è degente, soprattutto sicurezza degli operatori. Chi deve eseguire una visita specialistica al controllo amministrativo del perché entra in ospedale, ecco, quindi subirà anche un controllo relativamente all'orario della visita specialistica, cioè se deve eseguire la visita specialistica alle 10 e arriva alle 9 facendo il controllo amministrativo, si vede che il signor Mario Rossi ha l'appuntamento per la visita cardiologica alle 10. Se lui è alle 9 al varco, verrà invitato ad attendere, cioè non verrà fatto accedere all'ospedale. Perché? Perché noi dobbiamo avere il minor numero possibile di persone che circolano, che veicolano dentro l'ospedale, tra operatori e visitatori particolari. Ecco, quindi verrà fatto attendere, verrà fatto accedere 15-20 minuti prima della visita, in maniera quindi che non si deve arrivare prima per prendere il posto, perché tutta l'attività verrà svolta su prenotazione, anche il punto prelievi, quindi anche il prelievo del sangue, anche il test della coagulazione che si faceva ad accesso libero, sarà tutto organizzato su prenotazione. Quindi l'invito alle persone: non ragionate alla vecchia maniera, vado in ospedale presto perché intanto mi ciappo il posto. Assolutamente non più, perché non possiamo avere gruppi di persone che stazionano nelle aree di attesa davanti agli ambulatori.
Questo è il senso, ecco, del controllo anche e del non far accedere le persone troppo tempo prima dell'inizio della prestazione. È chiaro che lavorando su appuntamento stretto, obbligando noi le persone a rispettare le tempistiche dell'appuntamento, a non arrivare troppo tempo prima, eccetera, anche noi dobbiamo garantire il pieno rispetto di questi orari. Per cui, a differenza di quello che talvolta accadeva prima, che il medico arrivava in ritardo in ambulatorio perché doveva finire il giro in ospedale, in reparto, perché era in sala operatoria, i nostri medici saranno tenuti al massimo rispetto degli orari. Tutto deve filare in maniera assolutamente efficiente, lineare, perché i ritardi significano persone che stazionano davanti agli ambulatori, ai reparti, e questo non lo dobbiamo assolutamente evitare. Significa che dobbiamo riorganizzare anche la nostra modalità operativa dentro il reparto, nelle sale operatorie e quant'altro, e questo compete a noi. Altro aspetto importante per quanto riguarda l'ospedale: le modalità dei ricoveri. Chi deve essere ricoverato viene ricoverato. Abbiamo definito dei percorsi che garantiscono livelli di sicurezza, vale a dire, se uno arriva in pronto soccorso per il ricovero, farà il triage, il pre-triage al di fuori del pronto soccorso, dopodiché, se la situazione non presenta livelli, problemi, non presenta sospetti, o quant'altro, la persona viene indirizzata al ricovero, al reparto dove deve eseguire il ricovero. Per quanto riguarda i ricoveri programmati, che riguardano soprattutto la chirurgia, le persone che si dovranno ricoverare eseguiranno il tampone prima del ricovero, quindi entreranno avendo effettuato il tampone con una risposta in tempi rapidi entro 24 ore. Quindi, se non vi sono situazioni di, diciamo, di sospetto alcuno e la persona si presenta anche per il ricovero con l'esito del tampone negativo, va al reparto di pertinenza. Se invece nella fase di pre-triage, pronto soccorso, si emerge qualche sospetto, questa persona che deve essere ricoverata verrà ricoverata in una zona filtro, in una zona che noi chiamiamo filtro. Abbiamo tre zone filtro, abbiamo predisposto tre zone filtro: le malattie infettive, un'area filtro al settimo piano dedicata all'ambito internistico e un'area filtro nell'area chirurgica dedicata appunto alle attività chirurgiche. In questa zona filtro il soggetto, che viene accompagnato ovviamente con le dovute precauzioni, verrà fatto un approfondimento, verrà eseguito eventualmente un ulteriore tampone, verrà eseguita una radiografia in modo da studiare, da valutare, essere sicuri che non vi siano problemi di positività al coronavirus. Non mi dilungo più di tanto sulla parte tecnica. Quello che volevo spiegare è che anche per quanto riguarda i ricoveri, alla luce dell'esperienza che abbiamo avuto del focolaio in geriatria e del focolaio più piccolo in area chirurgica, dobbiamo avere livelli di prudenza estremamente alti. Quindi abbiamo dei percorsi che viaggeranno secondo il segno della sicurezza più alta possibile. E, come vi dicevo, chi ha un ricovero, i ricoveri programmati, chi ha un ricovero programmato, soprattutto per l'attività chirurgica, farà il tampone già prima di essere ricoverato, e comunque
in caso anche del minimo sospetto, utilizzeremo queste aree filtro prima di portare la persona nel reparto di competenza. Ovviamente le aree filtro sono delle aree isolate dove si opera con tutti i livelli di sicurezza per quanto riguarda gli operatori e anche per quanto riguarda chi rimane degente. Per quanto riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale, quindi le visite specialistiche, una cosa che non so se l'avevo già detta, per quanto riguarda i controlli all'entrata, i famosi varchi all'entrata dell'ospedale di Rovigo e di Adria, in settimana dovrebbero arrivare i termoscan, cioè quelle macchine che misurano in maniera telemetrica rapidissimamente con una percentuale di correttezza altissima, misurano la temperatura corporea, quelle che vengono utilizzate negli aeroporti per esempio, ecco. E ne arriveranno alcune che saranno posizionate a Rovigo, ad Adria, a Trecenta e anche per gli operatori. Ecco, queste permetteranno di individuare rapidissimamente la temperatura corporea della persona che deve passare. Dovrebbero arrivare la settimana prossima ed essere poi montate, il tempo di collaudarle e di montarle. Quindi nell'arco di 7, massimo 10 giorni avremo anche la dotazione dei termoscan. Dicevo, per quanto riguarda le visite specialistiche ambulatoriali o le prestazioni di diagnostica ambulatoriale, di radiologia o altro, ovviamente tutto su prenotazione, dobbiamo, come ho già detto, recuperare quelle prestazioni che sono state congelate durante la fase emergenziale. Sono circa 6.000 prestazioni. Come già detto, queste prestazioni verranno tutte riprogrammate, le stiamo già riprogrammando, e le persone verranno direttamente contattate dal CUP. Chi aveva una prenotazione nei mesi precedenti, la prenotazione per una prestazione che doveva eseguire nei mesi precedenti e che non è stata eseguita perché sospesa durante appunto la fase emergenziale, non deve chiamare il CUP. Il CUP lo chiamerà per informarlo della nuova data della visita. Fra alcuni giorni inizieranno alcune chiamate, su un primo blocco è già stato fatto. Chi non è stato chiamato non abbia timore, fra alcuni giorni inizieranno le telefonate per l'informazione sulla nuova data della prestazione specialistica, sia della visita che dell'eventuale indagine radiologica o altro. Dicevo che sono 6.000, le dobbiamo recuperare, verrà fatta una riprogrammazione e ovviamente a queste prestazioni che vengono recuperate si aggiungono le nuove prescritte. Io non nascondo che probabilmente avremo dei rallentamenti nel rispetto dei tempi di attesa, perché da un lato dobbiamo recuperare queste 6.000 prestazioni, dall'altro l'organizzazione improntata sulla logica della sicurezza, improntata sulla logica della rigidità degli accessi dell'organizzazione, ecco, questo comporterà una perdita in flessibilità, in velocità, in livelli di performance. Certamente noi faremo nell'unità temporale faremo meno prestazioni di prima per tutta una serie di motivi che adesso non vi sto qui a spiegare, non per pigrizia, per tutta una serie di motivi legati quindi a questi protocolli di sicurezza. Probabilmente si allungheranno i tempi. Io vi chiedo ai cittadini e alle persone di avere comprensione in questi
primo periodo, un paio di mesi almeno, e noi faremo il nostro meglio, cercheremo di fare tutto il possibile per determinare il minore disagio alle persone, ma ripeto, non nascondo che probabilmente avremo degli allungamenti nei tempi di attesa. Non dico che sicuramente li avremo, temo che li avremo. Se riusciremo ad andare via veloci rispettando le priorità, bene, altrimenti ecco, vi chiedo comprensione. E quindi non chiamate il CUP, sarà il CUP che chiamerà voi per l'informazione sulla nuova data. L'attività del CUP rimane ancora chiusa dal punto di vista dal punto di vista frontale, quindi rimane al momento la prenotazione telefonica e online. Oltre a telefonare può essere utilizzato CUP Lite, la prenotazione online per il cittadino, può essere utilizzato PharmaCUP, che è la prenotazione attraverso la farmacia, oppure può essere utilizzata la prenotazione attraverso le segreterie delle medicine di gruppo integrate del territorio polesano. Questo per quanto riguardava la parte delle prestazioni specialistiche. Poi vi sono anche tutta una serie di altre cose relativamente ad esempio al percorso nascita pediatrico, cioè vi sono tutta una serie di percorsi particolari, percorso per la donna gravida, percorso pediatrico, il percorso per il paziente oncologico, per il paziente oncoematologico e quant'altro, che sono organizzati in maniera che queste persone più fragili di altri abbiano dei percorsi dedicati e assolutamente sicuri. Bene. Ripartiranno in pieno, non si sono mai fermati, alcuni avevano avuto un rallentamento, ripartirà in pieno l'attività degli screening oncologici, lo screening mammografico del colon retto e della cervice uterina, quindi ripartiranno con una programmazione diciamo normale. Quindi l'ospedale riprenderà la sua attività, ma la riprenderà con una grande, grandissima attenzione alla sicurezza. E per questo vi chiedo ancora una volta di avere comprensione, di non irritarvi troppo per i disagi che potranno succedere, soprattutto dal punto di vista dell'accesso, ecco. Sono disagi legati alla necessità di avere appunto alti livelli di attenzione e di sicurezza all'interno dell'ospedale, soprattutto per chi è degente, soprattutto per gli operatori e soprattutto per i visitatori, gli utenti, chi entra e esce dall'ospedale. Per quanto riguarda le visite ai familiari, continuerà il regime di restrizione, uso questo brutto termine, ma forse è più chiaro rispetto ad altre modalità espressive, e il regime di restrizione per cui potrà essere effettuata la visita al proprio familiare ricoverato, la visita da parte di un'unica persona nelle fasce di tempo che sono previste. Anche in questo caso il razionale è legato al fatto che dobbiamo avere meno persone possibili dentro l'ospedale, che girano per l'ospedale a contatto con i pazienti, soprattutto persone che vengono da fuori. Quando parlavo dell'accesso attraverso il varco, è chiaro che oltre al controllo amministrativo del perché si viene in ospedale, oltre al controllo clinico della temperatura e la breve intervista, il lavaggio delle mani con il gel idroalcolico, se la persona non è già fornita, verrà data alla persona sia la mascherina che i guanti per poter accedere all'ospedale. E quindi
e chi andrà a visitare il proprio parente lo visiterà essendo munita della mascherina e dei guanti. In alcuni casi, per situazioni particolari, verranno forniti anche dei camici protettivi, ma parliamo di situazioni che sono ben definite come quelle della terapia intensiva, ad esempio. Un discorso particolare lo merita 300. 300 è ospedale Covid ancora in questo momento. Ricordo che abbiamo ancora ricoverate, chiedo scusa, la memoria non è fortissima. Abbiamo ancora ricoverate 35 persone, 14 in semi-intensiva respiratoria, 17 in area medica, 4 in terapia intensiva. Uno di questi 4 è stato estubato stamani e quindi contiamo di trasferirlo fuori dalla terapia intensiva. E, ieri un solo nato negli ospedali, nei punti nascita della provincia di Rovigo. Dicevo quindi che 300 è ospedale Covid a tutt'oggi, siamo in attesa delle indicazioni operative che devono arrivare dalla regione relativamente al futuro degli ospedali Covid, saranno prese la prossima settimana, la giunta deciderà. Anche l'ospedale di Trecenta andrà incontro ad un processo graduale di riapertura per una parte alle attività normali. Ci sarà una parte di ospedale di Trecenta che rimarrà ospedale Covid fin tanto che vi sono persone ricoverate, ma anche per il futuro, perché come ho detto potrebbe riesplodere in qualsiasi momento una piccola endemia, un piccolo focolaio locale oppure un riprendere l'epidemia. Quindi abbiamo bisogno di avere sempre pronta, allerta, pronta all'uso l'area Covid per i ricoveri di queste persone. Quindi i posti letto di terapia intensiva, di area medica e semi-intensiva rimarranno lì. Una parte dell'ospedale riprenderà l'attività normale, sia per quanto riguarda le degenze di area medica che per quanto riguarda l'attività chirurgica. La ripresa graduale dell'attività normale a 300 sarà differenziata e un po' più lunga rispetto a Rovigo e ad Adria. E da lunedì comunque ripartirà l'attività della procreazione medicalmente assistita a 300, che è il fiore all'occhiello dell'ospedale di 300, è uno dei fiori all'occhiello, una delle eccellenze della nostra UNS. Bene, io direi che con questo ho concluso. L'ultimo minuto è dedicato all'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori di Organi di Castel Guglielmo, e alla Protezione Civile di Lendinara, che hanno avuto un gesto veramente elegante, veramente carino. Hanno donato creme e prodotti di bellezza alle donne che operano, alle donne che i nostri dipendenti, alle donne sanitarie, operatrici sanitarie, medici, infermieri, operatori sociosanitarie dell'ospedale Covid di Trecenta. Quindi un gesto veramente, veramente carino, proprio, ecco. Quindi ringrazio l'AIDO di Castel Guglielmo e la Protezione Civile di Lendinara per questo gesto che è stato molto apprezzato. Grazie anche a voi, buon pranzo, buon pomeriggio.